Ci sono delle cose che danno veramente i brividi. Io quando penso alla bellezza della nostra terra, alla ricchezza della nostra terra e questa canzone che ironicamente affronta quella che poi è una realtà, beh, insomma, c'è veramente da pensarci. Comunque, era così, ho avuto proprio questa sensazione mentre ascoltavo questa canzone di Caparezza. Facciamo gli auguri anche noi a questo amico che si chiama Riccardo, oggi un altro dei santi di cui ricorre l'onomastico è proprio Riccardo, non è il San Riccardo, quello che si festeggia a settembre ad Andria, è un altro Riccardo evidentemente, insieme a San Sisto, quindi. Allora, entriamo nel vivo del nostro quotidiano e della nostra trasmissione. Buongiorno al nostro amico, Buongiorno. l'avvocato Giovanni Santovito dell'Associazione Consumatori Utenti. Siamo in un periodo particolare, il periodo di Pasqua, il periodo di Pasqua che diciamo a livello spirituale sappiamo che ha veramente un gran senso, non soltanto per chi è cristiano, per chi è cattolico, ma in generale, insomma, per ogni essere umano dovrebbe essere anche un momento di riflessione. Noi ci occuperemo della parte più spicciola, diciamo, di questa festa, della parte più pagana, se volete. Per esempio, l'uovo di Pasqua. Ecco, vi siete mai chiesti da dove arriva, qual è l'origine del regalo dell'uovo di Pasqua, perché si regala l'uovo di Pasqua? Beh, io ho fatto una ricerca. È una tradizione molto antica, pensate, ci sono prime tracce che risalgono agli antichi egizi, che consideravano l'uovo il fulcro dei quattro elementi dell'universo, terra, aria, acqua e fuoco, appunto. Poi, con l'evoluzione nel Medioevo, è nata questa tradizione di regalare queste uova decorate a mano in maniera grossolana come regalo e omaggio alla servitù, pensate. Sempre nel Medioevo troviamo le prime tracce invece delle uova decorate per i ricchi in oro e argento. Pare che Riccardo I, re d'Inghilterra, un anno ne fece preparare circa 450 da donare ai suoi ospiti proprio nell'occasione di Pasqua. Oggi l'uovo di Pasqua, beh, insomma, su tutte le tavole, almeno dove c'è un bimbo, c'è un uovo di Pasqua, c'è un uovo di Pasqua al cioccolato. Noi stamattina vi facciamo vedere come si prepara l'uovo di Pasqua e poi con il nostro amico, l'avvocato Santovito, vedremo quali sono le accortezze a cui bisogna stare assolutamente attenti per fare un acquisto intelligente. Prego, regia. Io parlo di cioccolato. Esiste il cioccolato e l'aglio di cioccolato, come questo qua in Paris. Si mette in un punto di terra e si va a mangiare. Iniziamo sempre mettendo il nostro della potenza, quindi parte con la parte mescoliare. Quello che dobbiamo mettere in un cioccolato si usa di più come della pace. La sonda serve sia per fonderlo che per temperarlo. Temperare significa precristallizzare il cioccolato, cioè per il cioccolato, cioè prepararlo alla cristallizzazione della propria carne e acqua di questa macchina. Potrebbe sembrare finto, ma non tutti questi elementi di potenza sono certi. Perché siano certi tutti loro danno 45 gradi, quindi la sicura è una quantità di macchina. E faccio qualche esempio. 45 gradi che bisogna appunto in molto prima con la sonda. 45, 44, 46, non siamo fiscalissimi, tanto che siamo tutti in questa fase di scioglimento dei cioccolati. Poi, in altre fasi, bisogna essere un pochettino più precisi. Poi, cosa succede? Dobbiamo fare un raffreddamento forzato e veloce, e con il movimento, cosa significa temperare? Raffreddare velocemente il cioccolato da una temperatura X, che abbiamo detto 45 gradi, per portare molto velocemente e con il movimento a circa, per esempio, all'acqua, circa 28-29 gradi. Dopodiché saliamo di un grado di nuovo, portarlo a 30, e 30 è la temperatura che andremo a utilizzare per creare tutto questo. Allora, togliamo il cioccolato nel piano di marmo, raffreddarlo con il movimento e velocemente, muovendo il cioccolato in questo modo. Il movimento permette al cioccolato
di raffreddarsi velocemente e soprattutto di allineare i nostri cristalli di burro di cacao. Dentro il cioccolato noi non li vediamo, ma abbiamo tutti i cristalli nella sua maniera disordinata. Con questo movimento e con il raffreddamento rapido, i cristalli si allineano tutti in fila e sono pronti per agganciarsi in cioccolato. Di conseguenza il cioccolato poi si cristallizzerà diventerà croccante. A questo punto andiamo a raccogliere tutto il cioccolato. Mettiamo ciò che è sotto qui e facciamo scivolare il cioccolato. A questo punto il cioccolato, abbiamo detto, l'abbiamo portato velocemente a una temperatura di 28 gradi. E io devo riportarlo altrettanto velocemente a una temperatura di 30 in quella latte. Quindi adesso mi aggiungo un po' di cioccolato caldo, che è venuto da parte. E questo cioccolato caldo sarà quello che lo farà salire appunto di un grado. A questo punto possiamo andare a controllare come tempo. Allora, adesso da questo momento in avanti si chiama cioccolato pre-cristallizzato, cioè pronto per essere utilizzato, decorato in metà di stampo. Ecco qua lo stampo un po' di carbonato che avete visto nella grafica. Facciamo ruotare fino a dove sul bordo dobbiamo arrivare. Perfetto. A questo punto facciamo ruotare lo stampo così e lo battiamo in modo da farlo. Avere bene il cioccolato che è in eccesso. Battete bene perché il cioccolato arriva fino sul bordo. A questo punto chiudiamo e andiamo a mettere sulla teglia sospeso in sospensione. Nel frattempo questo, allora, io adesso qui siamo in studio, lo metto al fresco perché fa abbastanza caldo, quindi è fresco. Generalmente è sufficiente fare questo lavoro e lasciare la temperatura ambiente, se sembra un ambiente fresco, la cucina normale. Andiamo a vedere il nostro stampo. Quindi facciamo quello che vengono chiamate le cose. Stampo di piatto. Se il cioccolato è temperato correttamente, vado a lascare le cose. E poi adesso si può stare con questo nella stampa. E lo taglio così. Così. E a questo punto faccio il secondo piatto. Se io sono stato bravo, mi trovo il cioccolato ancora pronto per il secondo coraggio. Per il secondo passaggio faccio di nuovo lo stesso processo di prima. E metto questa cosa. Di nuovo lo metto in forno una teglia. Per riscaldare le due metà che potete attaccare. Il cristallo beta che è responsabile del temperato si attaccia l'uno con l'altro. E questo succede soprattutto sulla stessa di un decimo di minuto. E se guardiamo qua dentro possiamo vedere che il cioccolato praticamente si stacca semplicemente così. Non dobbiamo fare nessun lavoro di battere lo stampo, perché il cioccolato si è già distolto automaticamente via lo stampo, quindi si stacca con questa incredibile. Adesso prendo la teglia, vado a scaldare una metà in questo modo, facendo la ruotare, ci metto dentro la sorpresa, dopodiché versiamo una vicino all'altra. Premendo. A questo punto facciamo l'attimo qua per fare la sua regione. Passato quell'attimo possiamo alzarlo. L'uovo già sta su. Questo è l'uovo liscio. Mamma mia, che bello! Però, insomma, farlo in casa, signori miei, a meno che voi non abbiate veramente tanto tempo da dedicarvi, soprattutto tutti quegli strumentini che sembrano una sciocchezza, ma in realtà hanno una grande importanza in cucina, è un po' complicato. Anche perché, Giovanni, il mercato offre una varietà di scelta enorme, latte, fondente, nocciole, caramellato, marche famose, marche meno famose. Io scelgo sempre l'uovo artigianale, magari se è dei nostri amici della pasticceria Gourmandise è proprio una garanzia, però voglio dire, ce ne sono anche tante altre di aziende che producono un buon cioccolato e delle buone uova. Però, in questo marasma di scelta, qual è la cosa che deve essere, di cui si deve tener conto per l'acquisto di un uovo al cioccolato? Allora, se vogliamo parlare di qualità del cioccolato, intanto
mettiamoci anima in pace sul fatto che l'uovo come cioccolato costa di più. C'è stata un'indagine proprio in questi ultimi mesi sui costi della cioccolata utilizzata per le uova pasquali, si è arrivati anche a un ricarico di 6 volte rispetto al costo effettivo del cioccolato di pari qualità della stessa ditta. Ecco. Questo è un aspetto, diciamo, per il nostro portafoglio. Giustificato dall'opportunità opportunità commerciale, che è limitata in un breve arco di tempo, quindi questo porta inevitabilmente a un ricarico, però c'è anche chi appunto ha fatto dei ricarichi abbastanza sensibili e significativi. Immagino. E questo è un primo aspetto. Poi c'è da richiamare anche un altro aspetto avvenuto nel 2000, se non vado errato, nel 2003, dove è stata consentita l'utilizzo della dizione cioccolato anche per cioccolati, quindi fatti con cacao, dove non c'è soltanto il burro di cacao, che è, diciamo, un grasso più di qualità, ma è consentito anche l'utilizzo di grassi diversi, tipo olio di palma, olio di cocco e quant'altro, quindi meno nobili. Non più, diciamo, sì. Infatti, prima si chiamava surrogati del cioccolato, invece oggi c'è una edizione complessiva unica europea che li ha praticamente abilitati come cioccolati anche questi. Ah, ho capito. Quindi la cosa da fare attenzione sulla confezione, nell'etichettatura, è che ci sia un'edizione nella quale si dice che non contiene altri grassi vegetali. Se c'è questa edizione qui, vuol dire che è tutto con burro di cacao che deve comunque essere presente nel cioccolato. Il parametro è il 18% di burro di cacao e, se non vado errato, 14% invece di cioccolato secco. Quindi il fatto, questa differenza, no? Io non avevo la più pallida idea di quello che mi stai dicendo adesso, vedete quante cose si imparano e si scoprono, ma incide l'utilizzo del burro di cacao, incide sul costo? Certo, perché è un grasso che ha un maggior costo, quindi parliamo di scala industriale, ovviamente fa una sua differenza, e fa anche una differenza proprio di qualità, anche organolettica del cioccolato. Poi c'è anche un altro aspetto, oggi vediamo sempre indicata anche nelle cioccolate più di qualità la percentuale di cacao. Sì, è vero. E anche lì fare attenzione appunto che ci siano delle percentuali significative, anche perché si va la gradazione dal cioccolato al latte, dai cioccolati fondenti e fondenti con una percentuale altissima anche di cacao. Questo è anche un altro aspetto per la qualità, ovviamente più c'è cacao meglio è. E poi la tradizione che si può trovare è quando si parla di cioccolato puro. Se si parla di cioccolato puro, ovviamente è escluso qualsiasi utilizzo di altri grassi rispetto al burro di cacao. Quindi questo per quanto riguarda l'aspetto della qualità nella scelta del cioccolato dell'uovo. Certo. Io però volevo parlare anche di qualcos'altro questa mattina. Noi sappiamo bene che, insomma, il cioccolato, l'uovo di Pasqua contengono sempre una sorpresa per i nostri bambini. Sì. Hai detto bene prima tu. Non c'è tavola a Pasqua dove ci sia un bambino proprio ci deve essere come uovo, poi che sia di una delle marche più famose che adesso, diciamo, va per la maggiore come cioccolata indicata per i bambini, o di un'altra marca che comunque sia di buona marca. Sì, è così. Sì, la cosa da fare attenzione, ripeto, è per quanto riguarda il contenuto dell'uovo, il regalo. C'è da aprire un discorso abbastanza ampio per quanto riguarda la sicurezza dei giocattoli. C'è stato ultimamente un intervento anche dell'UNI, che è un organismo di normazione volontaria sulla qualità, che si allinea poi con altri organismi anche sovranazionali, sono quelli che in pratica decidono gli standard di qualità di un prodotto. Ebbene, l'UNI si è raccomandata affinché nelle confezioni del giocattolo inserito all'interno dell'uovo di Pasqua ci sia il richiamo alle norme UNI-EN 71, che sono quelle che fanno riferimento a una direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli. Per essere estremamente pratici, che cosa può significare questo? Significa intanto che sono controllati i materiali del giocattolo, quindi le vernici,
e le parti di superficie, e questo perché possono contenere piombo, possono contenere nickel, possono contenere tante sostanze che a contatto con le mucose o con i succhi gastrici, potrebbero pensare anche il bambino potrebbe ingerire, anche ingerire, certo, ingoiarlo, certo. Un giocattolo, devono essere sicuri sotto questo profilo qui. Poi c'è un altro aspetto anche molto importante che deve essere testato attraverso queste garanzie di qualità, ed è quello dell'infiammabilità. Il bel peluche, no? Che magari è molto accattivante, molto bello, però devono essere sicuri sotto il profilo dell'infiammabilità. Ci sono moltissimi casi di questioni su questo. Altra questione importantissima, poi bordi taglienti, anche parti che possono essere staccabili, e quindi che possono, immaginiamo giocattoli che possono essere portati alla bocca di un bambino, e che quindi possono essere, non ci dimentichiamo che qualche anno fa un bimbo perso la vita con un ciondolo giocattolo che ha ingerito, proprio su Andria, un po' di anni fa, e altro aspetto importante, e questo si fa con delle verifiche, anche con dei tubi che servono o simulano un po' la grandezza della trachea e quindi misurano anche la possibilità di questi giocattoli di poter entrare all'interno. Ci sono delle metodiche proprio di controllo. Okay. Altro aspetto anche nella, questo si fa con dei test con delle mani meccaniche che simulano la mano di un bambino, e sono gli ingranaggi o le parti molle, le parti taglienti interne al giocattolo, dove la mano potrebbe raggiungerle e quindi provocarsi delle lesioni. Anche qui ci sono delle metodiche di controllo. Ora, tutto questo, se conforme, noi lo troviamo poi indicato nel giocattolo che è rispettoso della normativa UNIEL 71. Quindi, allora, teoricamente queste indicazioni noi dovremmo trovarle nell'involucro dell'uovo, esatto, nelle istruzioni d'uso o comunque stampigliato sullo stesso giocattolo, o nella confezione, se c'è una confezione esterna di questo giocattolo. Altra cosa poi importante, secondo me, che poi è quella fondamentale per tutti, è verificare sempre e comunque che il giocattolo sia adatto per i bambini al di sotto dei 3 anni. Questo è obbligatorio come dicitura sui giocattoli, per cui se non trovate nessuna indicazione che ci rassicuri sul fatto che possa essere adatto a un bambino al di sotto dei 3 anni, beh, si raccomanda molta cautela, ma soprattutto il non utilizzo del giocattolo. Senti, questo è un argomento estremamente interessante e io vorrei continuarne a parlare ancora, perché vorrei poi anche capire se ci sono delle sanzioni, come il consumatore una volta informato può effettivamente rendersi conto se queste norme vengono rispettate. Mi piacerebbe sapere se il rapporto qualità, quantità, prezzo include anche l'attenzione e l'accortezza per quello che poi è la sorpresa all'interno dell'uovo, anche perché spesso vengono usati per indicare il pubblico a cui può essere dato, consegnato, regalato quest'uovo, con dei nomi abbastanza accattivanti, e poi invece magari il riscontro non è quello reale, cioè non è proprio indicato per i piccolini, per i bambini, ma sicuramente per dei bambini un attimino più grandi e non... Sì. Quindi, cioè, ci sono diverse cose che effettivamente vanno valutate. Sì, noi abbiamo un marchio che è quello generalista, che è il CE, no? Quello conforme alle normative europee, che è stato anche questo, ai noi, imitato proprio dalle importazioni, sì, dall'Oriente, sì, dalla, sì, Cina, sì, 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 dove si erano inventati un China Export, sì, che China simulava confonde questo CE che, esatto, doveva essere, esatto, applicato. Per, ed è il già tarocco di quelli, esatto, proprio, ed è già rispettoso, direi. Ed è già rispettoso determinati standard di qualità di un giocattolo. Ovviamente la normazione volontaria, quella che ti ho richiamato, sono norme più restrittive che in qualche maniera
sono volontariamente prese dalle aziende per, è un po' come le ISO 9000, no? Quelle che sentiamo spesso, certo. Sono normazioni volontarie di qualità che permettono all'azienda di fare un passo in più nel settore della qualità e non limitarsi soltanto ai minimi di legge. Quello che volevo dire è che, dicevi tu, sanzioni e quant'altro, beh sì, ci sono i sequestri, ce ne sono stati, di prodotti provenienti appunto da aree di produzione dove non erano garantite, certificate la provenienza, l'utilizzo delle vernici e i vari test che ho detto sono abbastanza complessi, sì, per quanto riguarda determinati tipi di giocattoli. Va bene, io non so se torneremo ancora su questo argomento, dal momento che poi magari passato il santo, finita la festa, però siccome ci stiamo preparando uno speciale per il giorno di Pasquetta, quindi noi saremo insieme comunque per chi rimarrà a casa, io mi auguro che tu sarai nostro ospite se impegni familiari non ti tengono lontani dalla nostra sede, magari qualche altra nota al riguardo potremmo sempre darla, come fatto di conoscenza ovviamente e di cultura personale, perché vedete anche su questo bisogna stare molto molto attenti, perché si pensa di fare qualcosa di bello, di grande, di importante e poi magari i rischi a cui ci si sottopone da incoscienti, proprio da persone che da chi non sa, da chi non conosce, effettivamente possono essere anche grave. Io vi devo lasciare, adesso abbiamo di nuovo la linea, la regia e la rassegna stampa, ci ritroviamo subito dopo, ringraziamo il nostro amico l'avvocato Giovanni Santovito e l'associazione Consumatori Utenti, ci vediamo subito dopo la rassegna stampa, a più tardi.